i capi delle nazioni e tutti. Con l'accensione da parte del sindaco Pierluigi Biondi del braciere della pace davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio con il fuoco del Morrone, è iniziata ieri la 729esima edizione della Perdonanza Celestiniana. La fiaccola, partita dall'eremo di Sant'Onofrio il 16 agosto, è arrivata nel capoluogo abruzzese ripercorrendo il tragitto che Pietro Angelerio affrontò nell'estate del 1294 per arrivare all'Aquila e vestire le insegne da Papa con il nome di Celestino V dopo la proclamazione avvenuta a Perugia il 5 luglio di quell'anno. Prima della cerimonia inaugurale, il saluto delle autorità. L'Aquila sta vivendo questa edizione della Perdonanza Celestiniana con la gioia e con la fiducia di sempre. La gioia perché si rinnova in questo periodo la festa più importante della nostra comunità, perché si rinnova il messaggio di Celestino V, e con fiducia perché ogni anno la Perdonanza si rinnova e insieme alla Perdonanza si rinnova anche l'Aquila e continua a crescere, a recuperare spazi non soltanto dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista dei legami comunitari. L'arcivescovo metropolita dell'Aquila, cardinale Giuseppe Petrocchi, ha ricordato come oggi il fuoco della Perdonanza viene acceso non solo al centro della nostra città ma anche nel cuore del mondo, un fuoco sacro perché suscitato dallo spirito che si moltiplica in tante fiamme individuali e che, mantenendo la loro appartenenza alla stessa fonte, provocano l'effetto unità. In questo quadro globale assumono un ruolo centrale le virtù civiche della solidarietà, dell'altruismo, della onestà, del rispetto, della lealtà, laboriosità e giustizia. A seguire si è svolto in una enorme cornice di pubblico lo spettacolo della prima serata, un canto per la rinascita di guerra e di pace. Sul palco Mahmood, Mr. Rain, Comacose, Alfa, Paola Turci, Albano Carrisi, accompagnati dall'orchestra del Conservatorio Casella dell'Aquila. A margine del concerto, Biondi ha replicato anche le dichiarazioni del sottosegretario Vittorio Sgarbi, che ha censurato la collocazione del palco ad utilizzare la basilica come sfondo. Spiace constatare, ha detto Biondi, come il sottosegretario parli per sentito dire, dal momento che la facciata della basilica è perfettamente visibile, a differenza del passato, prima che si insediasse la nostra amministrazione. Inoltre, a Collemaggio c'è un viavai di gente festosa che se ne infischia delle polemiche, tutte locali, e che tali sarebbero rimaste se un rappresentante del governo non gli avesse dato eco.